E vabbè, raga, purtroppo ero aspettavo che prima o poi poteva arrivare questa prima sconfitta in campionato del Napoli. Allora, ripeto, il Napoli cade a San Siro contro l'Inter, ben 3-2 con i gol di Zielinski. Poi sul rigore Çalhanoğlu. Poi il vantaggio dell'Inter, un'altra volta di Perisic. Poi i 3-1 di Lautaro Martinez, che con lui segna sempre. E poi entra Mertens, che fa un gol Wagyu, mamma mia. Non me lo spiego nemmeno io come è fatto il successo. E poi in questi minuti molte palle gol, cioè meglio lui a prendere la traversa. Per me sembrava il gol dei 3-3, e poi Mertens con il tiro a volo ha sbagliato il gol, l'occasione dei 3-3. Allora, se fossi per me Mertens, mi fermerei e tiravo. E poi dobbiamo vedere il nostro bomber numero 9, Victor Osimhen, che tiene tutto qua gonfio. Ma stammi bene, Victor Osimhen, guarisci presto. Tengo Indogol qua. E vabbè, è stata una partita. Tita, è stata una partita bella perché l'Inter ha giocato bene più di noi. E vabbè, ora mo concentriamoci su mercoledì. L'ultima partita, se non mi sbaglio, no, è la penultima partita dell'Europa League, Sparta Mosca Napoli alle 4. Sperando che io non finisco la scuola alle 3. E vabbè, raga, comunque. Modo non concentrare per l'Europa League. Dobbiamo vedere Osimhen come sta. Guarisci presto. Sei più forte a Indonapola. Poi Insigne inguardabile. Allora, io ho detto io ho detto vicino a mio padre, ho detto: papà, ora entra Mertens e cambia la partita. Ha fatto i gol dei 3-2, ma che gol. Vabbè, raga, mo testa a mercoledì con Sparta Mosca Napoli alle 4. Forse farò la live, no, lo so. Vabbè, noi ci vediamo al prossimo video. Bella, voglio, ciao.